Gli incidenti sul lavoro restano un'emergenza. Nei primi 8 mesi del 2015 le denunce di infortuni mortali sono state 752 contro le 652 dello stesso periodo del 2014, con un aumento del 15%. In Molise, nello stesso periodo, sono state 9 le morti sul lavoro, 8 in provincia di Campobasso, 1 in provincia di Isernia. In occasione della 65ª giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro, l'Associazione Nazionale tra i Mutilati e gli Invalidi del Lavoro, anche a Campobasso, ha celebrato una cerimonia di commemorazione con un corteo che dalla sede dell'ANMIL si è spostato fino al monumento per la deposizione della corona di alloro. E con l'occasione il presidente territoriale Michela Ferrazzo ha sottolineato proprio l'impennata dei dati che riguardano i decessi, soprattutto nel settore agricolo. Sono infortuni. Decessi maggiormente per l'agricoltura. Abbiamo visto che anche nella nostra regione ultimamente ci sono stati 8 casi comunque nel giro di poche settimane, quindi quello ci sta allarmando un pochettino di più, perché evidentemente nonostante ci sia stata prevenzione anche su questo, perché anche l'INAIL comunque ha cercato di fare prevenzione in agricoltura, non è bastata. Sul tema è intervenuto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha inviato un messaggio ai partecipanti auspicando che il rinnovato impegno contribuisca a rafforzare le strategie per assicurare livelli sempre più alti di tutela. E proprio la tutela della salute e della sicurezza è per l'ANMIL un'assoluta priorità da perseguire a tutti i costi. Ci sono delle norme di sicurezza che devono essere assolutamente rispettate, anche per chi lo fa come hobby comunque deve rispettare delle determinate norme. Purtroppo noi ci stiamo battendo da tanto per la prevenzione, sia in agricoltura sia nell'edilizia, che anche da noi purtroppo è riscontrato anche questo fatto qua, che l'edilizia ha dato purtroppo al numero di decessi ce ne sono stati tantissimi. Forse adesso sono venute a scendere per il fatto della crisi economica che stiamo purtroppo ancora vivendo. Quindi c'è più lavoro nero, quindi denunce non è che ce ne vengono segnalate tante, perché purtroppo la gente, pur di lavorare, in questo periodo si dà da fare in tutti i campi comunque. Per l'associazione inoltre gli effetti della crisi che attraversa il paese non risparmiano le fasce sociali più deboli, e per questo anche oggi l'ANMIL ha continuato con la raccolta firme per sostenere la petizione ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica contro la riforma dell'ISEE, che ha previsto l'inserimento della rendita INAIL nella dichiarazione dei redditi, a cui l'associazione si è fortemente opposta, sollevando illegittimità dell'inserimento di una prestazione che ha natura risarcitoria e non previdenziale, in vista dell'ormai prossimo pronunciamento in merito del Consiglio di Stato.